Si interrompe dopo due successi consecutivi nel recupero con la Lazio a Pomezia la striscia vincente del CLN Cusmolise, che senza l'infortunato Barrichello, indistinta solo per onor di firma e lo squalificato del Betis Cross, inciampa per 4-0 al Palaunimol, terzo KO interno stagionale, quinto complessivo, contro l'Italpol, che ha nel suo portiere Basile un autentico baluardo di fronte ai tentativi dei rossoblù. Peraltro, anche Vinicius Oliveira sul versante di casa riesce ad interrompere le iniziative dei capitolini, che però passano in vantaggio con Osni Garcia. Sanginario prova subito l'opzione del portiere di movimento, ma sul finale di tempo Ippoliti, liberandola dalla propria metà campo, spedisce la sfera in fondo al sacco, nonostante il tentativo di salvataggio di Capitan Di Stefano nella sua veste di portiere di movimento. Nella ripresa, il CLN Cusmolise prova ad alzare i giri del proprio motore. Ma Osni Garcia sigla lo 0-3, completando la propria doppietta. Il CLN Cusmolise non ci sta ed ottiene un tiro libero che Luca spedisce fuori. Un ulteriore tiro libero per il rossoblù è spedito sul palo da Moraes, con la nemesi certificata al poker dei Capitolini a firma dei Taloni. Al termine, queste le sensazioni del trainer rossoblù Marco Sanginario. Una partita, diciamo così, un secondo tempo sicuramente migliore del primo, dove siamo stati bravi a metterla sul ritmo. Purtroppo di ripartenza abbiamo preso tanti gol. Diciamo che è stata una giornata sfortunata, dove il migliore in campo è stato il portiere avversario, ma vanno fatti i complimenti anche all'Italpol, perché ha fatto una partita gagliarda, una partita che dovevamo fa che doveva fare. Il rammarico essere andati in svantaggio e essere stati costretti a cambiare un po' quella che poteva essere la strategia della partita. Però ci sta, è un campionato difficile, le assenze oggi erano tante, ma devo essere sincero, chi ha giocato gli va fatto un plauso, perché ci ha messo il cuore, lo dimostrano gli applausi del Palaunimol, che non sono casuali. Speriamo di rifarci già dalla prossima partita. Per il CLN Cusmolise ora la priorità è rappresentata dal match di mercoledì sera a Pomezia per il primo turno di Coppa Italia, sfida a tutti gli effetti da dentro fuori.